Amici, buongiorno a tutti. Sono Michele. Mi avete riconosciuto? Buongiorno a tutti e benvenuti su MCARP. Oggi riprendiamo l'argomento car phishing ABC, quindi tutorial, e costruiamo un ulteriore rig. Ma vi invito prima, se siete amanti del car phishing, ad iscrivervi al mio canale YouTube per rimanere sempre aggiornati e di attivare la campanella. Ma prima, sigla! Oggi parliamo di blowback rig, un rig molto simile a quello che abbiamo visto in precedenza, cioè al blowout, ma si differenzia, e ve lo faccio vedere, rispetto al tubicino finale che monta il blowout, abbiamo un anellino. Sembra una minima differenza, in realtà porta ad avere un comportamento un pochino diverso. Allora, in situazioni, in questo caso, quando la carpa aspira e poi va a rigettare la nostra esca, si comporterà in questa maniera, quindi il tubicino arretrerà. Interessante da un punto di vista nostro, nel senso che quando andremo a riprendere a tirare sulla canna, vedremo praticamente un comportamento, cosa è successo in acqua, cioè nel senso, se il tubicino è arretrato e non abbiamo preso nessun pesce, vuol dire che c'è qualcosa che non va e comunque una carpa ha tentato di mangiare. In questo caso invece l'anello è libero di scorrere. Questo comporta, da un certo punto di vista, che noi quando andremo a riprendere, a ritirare sulla canna l'esca, non ci accorgeremo se qualcuno ha tentato di mangiarla. Però, per i pesci di disturbo, per tutte le situazioni dove qualcuno tenta di mangiare, abbiamo le canne distanti, non possiamo tirare su sempre, siamo sicuri che comunque rimarrà sempre in pesca questo amo, perché naturalmente tenderà a muoversi e quindi non avremo problemi. Quindi oggi impariamo a costruire questo tipo di terminale, l'air rig, cosiddetto blowback rig. Le cose che ci servono sono molto semplici: una treccia, un amo, un semplicissimo anellino e un kicker, quindi un tubicino. Partiamo con la treccia e creiamo il nostro solito cappio che ci servirà per fermare la boilies. Tagliamo l'eccedenza, tagliamo uno spezzone di filo in base alle nostre preferenze, prendiamo l'anellino, il Lynx, lo infiliamo, ok, e più o meno qui creiamo un semplice nodo. Ok, fermato l'anellino alla giusta distanza, procediamo inserendo la punta dell'amo. Prendiamo quindi l'amo,
inseriamo la punta nell'anellino. Lo posizioniamo alla distanza che ci piace, a me piace qui, solitamente in prossimità, solitamente all'altezza più o meno dell'ardiglione, e come avete già imparato facciamo un nodo senza nodo. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e usciamo come sempre da qua. Ok, stringiamo. Come sempre potrebbe essere anche finito qui. Se proviamo la nostra prova sulla mano, pizzica ma non si gira sempre, perché non ha comunque un effetto liner liner, e quindi sfruttiamo un kicker. Spingiamo il nostro kicker fino in fondo. E ora direi che l'effetto rotazione è assicurato. Facciamo la nostra prova sulla mano. Come vedete, tende sempre a colpire, diciamo così, a girarsi. Ecco ragazzi, direi che il nostro air è terminato. Questo è il cosiddetto blow back rig ed è sicuramente uno dei terminali, dei rig più semplici ma anche più efficaci. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un like e mi raccomando, se volete vedere altri filmati di car fishing e il car fishing è la vostra passione, iscrivetevi al mio canale. Ciao, grazie.